Buongiorno a tutti, sono l'assessore alla cultura, grazie di essere qui oggi. Prima di passare la parola al sindaco e a chi ha lavorato a questa mostra, volevo ringraziare appunto chi ha lavorato a questa mostra e sono molti. Poi l'Emanuela Gigli credo gli dirà ad uno, il comitato scientifico e anche chi ci ha dato una mano lì fuori. Per me, per noi è motivo d'orgoglio questa nuova mostra temporanea perché mette in risalto quello che è il nostro territorio e la storia del nostro territorio. Ci tenevamo molto e credo sia un risultato veramente ottimo quello che abbiamo, che vedrete fra un pochino e che abbiamo ottenuto. Vi ringrazio, passo la parola al sindaco per i saluti ufficiali. Grazie a tutti voi, un benvenuto. Permettetemi di salutare in primo luogo il nuovo soprintendente delle diverse soprintendenze che prima erano disgiunte, no? Lo invito ad avvicinarsi, è Fabrizio Magani, sostituisce Andrea Alberti, persona a cui mi legavo un rapporto di amicizia e di stima e che è stato portato via da un male incurabile, ma lo voglio ricordare qui oggi perché ha dato molto al Veneto. Fabrizio si è presentato prima dicendo non ho meriti particolari per questa iniziativa. Io credo che il fatto che un soprintendente decida di ricavarsi il tempo in un weekend per venire qui a trovarci e a capire com'è la situazione a Monte Belluna sia già un grande regalo e lo ringrazio per questa sua attenzione particolare. Desidero avere vicino con me i protagonisti di questa avventura, quindi la Monica Celi, che non vuole apparire ma io la chiamo lo stesso, perché le ho caricato sulle spalle oltre che la gestione del Museo Civico, quella della Biblioteca e del Memoriale Veneto, e quindi comunque dal punto di vista dell'impostazione museologica c'è Emanuela Gilli, che è il nostro motore per quanto riguarda la sezione archeologica. Abbiamo Giorgio Vaccari, che si occupa della parte delle scienze naturali, ma che in questa mostra, come spiegheremo fra poco, ci ha messo del suo in maniera importante. Poi abbiamo Benedetta Prosdocimi, funzionario che appartiene, che si occupa di archeologia, è stata fra le curatrici di questa iniziativa. Da parte mia alcune parole per spiegare questo progetto e ringrazio chi lo ha curato sul piano scientifico, anche un comitato di esperti che hanno dato la loro mano, uno è qui vicino a noi, è Peresani, si è occupato di studiare anche la presenza degli uomini di Neanderthal nel nostro territorio, no? Io dico alcune parole introduttive su questa mostra perché porta un sottotitolo strano, no? Sapiens, e quindi dall'antichità al cyborg. Quale collegamento ci può essere fra il cyborg e l'archeologia? Il collegamento c'è e non è strumentale. Allora, questa mostra cerca di raccontare l'evoluzione dell'essere umano attraverso le sue capacità di utilizzo e sviluppo della tecnologia. Si parte da 2,5 milioni di anni fa con i primi ominidi, si arriva all'età paleolitica per poi approdare a quella neolitica e successivamente all'età del rame, del bronzo, del ferro, per arrivare all'influsso dei Celti in questo territorio, sui Veneti antichi, fino alla romanizzazione. Tutto questo racconto è scandito dal rapporto fra esseri umani e tecnologia. La tecnologia è espressione di intelligenza, è risultato di una capacità adattativa, no? Adattiva. Bene, a riguardo permettetemi di citare, l'ho fatto anche nella presentazione in accesso alla mostra, un grande antropologo francese, Claude Lévi-Strauss. Era un uomo su cui si sono aperte molte controversie, però genialoide. E a lui appartiene una definizione che secondo me è assolutamente interessante. Fra l'uomo che entra con la borsetta 24 ore a Wall Street e il cacciatore che nell'età paleolitica entrava nella foresta non c'è una grande differenza, le strutture comportamentali di fondo sono le stesse, si lotta per sopravvivere, no? Allora, potete prenderla come una provocazione, in realtà la mostra ci spiega come lo sviluppo dell'uomo parta dall'esigenza prima di tutto di avere un rapporto sociale con gli altri per la sopravvivenza. Scriveva Scalfari 2 settimane fa sulla Repubblica che l'etica nasce quando il singolo individuo capisce che per avere la propria felicità deve accettare che anche gli altri possano cercarla, no? Sì, poi la mostra spiega come
Gli esseri umani hanno cominciato a differenziare le loro attività, quindi caccia, agricoltura, artigianato, e si è arrivati alle organizzazioni sociali, alle strutturazioni delle gerarchie di potere. Tutta la mostra è contrappuntata da rappresentazioni artistiche che comparano quelle esperienze alle nostre attuali. Questa mostra ci offre delle chiavi interpretative per capire anche il presente, e per questo alla fine c'è un balzo all'oggi, alla dimensione in cui la tecnologia è diventata talmente pervasiva che non riusciamo più a stare disconnessi dagli altri, e quindi ci portiamo il cellulare in tasca e lo teniamo acceso anche di notte, no? E anche se abbiamo davanti un altro essere umano, continuiamo a digitare tutti parlando con altri. Allora, su questo tema del rapporto natura e tecnologia, permettetemi di richiamare alcune riflessioni del pensiero pragmatista americano, che contrariamente al pensiero europeo non contrappone natura a cultura e tecnologia. Un grande filosofo americano diceva, John Dewey, che in fin dei conti, se l'intelligenza è un frutto della natura, anche i prodotti dell'intelligenza appartengono al percorso naturale. E quindi quello che noi chiamiamo tecnologia non è qualcosa di distinguibile dal processo esperienziale che chiamiamo naturale. Noi tendiamo invece a contrapporre storicamente queste due dimensioni, no? Da un lato c'è la natura, dall'altro c'è l'uomo che la violenta, la trasforma. Eppure, se uno guarda la storia naturale, scopre che vi sono ecosistemi che sono implosi perché alcune specie si sono diffuse troppo e hanno distrutto il loro stesso ecosistema. Quindi qui troviamo alcuni riferimenti critici per interrogarci sul nostro presente. Quella tecnica che si è sviluppata nel corso di milioni di anni e che oggi invece conosce una crescita esponenziale, che supera la nostra capacità di controllo, ci consente di migliorare la nostra esperienza, di garantire un progresso, ci dà solo uno sviluppo che corre il rischio di essere autodistruttivi. Questa mostra non dà un messaggio apocalittico, però non vuole nemmeno dare un messaggio da integrati, cioè che va bene tutto, madama la marchesa. Dice che dobbiamo riflettere criticamente su questi aspetti, anche su uno che è più delicato degli altri. Il fatto che noi cominciamo non solo a avere addosso protesi dentali, piuttosto che protesi in altre parti del corpo, che siamo in grado di sostituire il cuore con altri con organi prelevati da animali o altro, e che in futuro probabilmente siamo in grado di modificare geneticamente la nostra natura, è cosa buona e giusta? Oppure dobbiamo consentirci di riflettere criticamente sulle potenzialità che ci stanno davanti? Continueremo a essere umani o saremo super umani, come diceva Nietzsche, che quando diceva questo pensava che sarebbe tramontato l'umanesimo che noi abbiamo conosciuto ed elaborato? Guardate, sono gli interrogativi che si poneva prima di morire Primo Levi, che era stato nei campi di concentramento, aveva visto la disumanizzazione e però era angosciato da questo problema. Lui diceva: non torneranno più gli eserciti con lo stalemma di Hitler. Però non è che il male si riaffaccerà nella vita quotidiana in forme elegantissime. Nei suoi romanzi di fantascienza ipotizza stampanti 3D, e ormai ci siamo, in grado di riprodurre persino esseri viventi, no? E non è che il male lo conosceremo in forme nuove di disumanizzazione apparentemente assolutamente eleganti e accettabili. Allora, questa mostra ci parla di archeologia, ma ci dice che l'archeologia ci dà chiavi interpretative per capire non solo il passato, ma anche il presente e forse per divinare il futuro, grazie a quanti ci hanno lavorato. Nel frattempo è arrivata anche la professoressa Busana, che ringrazio, fa parte del comitato scientifico. Passerei la parola per primo al soprintendente, rinnovando il ringraziamento, perché vi assicuro che siccome oggi è soprintendente, in realtà è soprintendente di più soprintendenze, penso che abbia, adesso è diventata una, però di fatto c'è archeologia, architettura, paesaggio, ambiente, storia e l'arte. Allora, credo che abbia un'agenda fittissima e io sono veramente onorato che abbia scelto Montepelluna per una delle sue prime uscite. Grazie a lei in realtà, sindaco, perché cioè, non è che poi vengo da molto lontano, perché si sa molto bene, no, faccio così, io in genere faccio così a Londina, perché tu sei... Ecco. No, si conosce molto bene l'attività del Museo di Montepelluna, insomma, e di molte iniziative che il sindaco
mi stavi illustrando prima in due parole la grande guerra, insomma, questo sul piano culturale, ma poi insomma, il mondo dello sviluppo che accomuna questa città e questo territorio. Quindi, anche se in realtà ho lavorato negli ultimi anni nella parte occidentale del Veneto, insomma, ci si capisce, insomma, ecco, si sa come vanno le cose da questa parte. No, io ho visto la mostra in anteprima, devo ringraziare perché poi ho trovato un ufficio, anche questo ampiamente noto e collaudato, insomma, sapevo delle collaborazioni ed è forse la parte più interessante per me in questo momento. Insomma, c'è una consolidata tradizione, pur appartenendo al mondo statale, di collaborazione con le realtà civiche del territorio. Poi tra l'altro qui in mezzo vedo anche dei colleghi presenti, ex colleghi, quindi mi permetto anche di dire che questo mondo dell'archeologia muove anche l'amicizia, no? Al di là della ricerca, o meglio, è una ricerca che si svolge per lo più in amicizia, laicamente parlando, ma questo aiuta molto per fare delle belle cose. Questa, devo dire, è una cosa, prima ancora di essere bella, intelligente. Credo, forse la conservatrice mi diceva, non avevamo un architetto per l'allestimento, ma in realtà io le ho detto, beh, non importa, perché in realtà rimane veramente il tratto dell'intelligenza nell'aver affrontato questo tema, che è una specie di cucitura, no? Il vostro sindaco molto brillantemente ve l'ha raccontato molto bene, insomma, c'è una specie di filo rosso che alla fine di milioni di anni, e alla fine uno se ne esce, forse lo sperimenterete anche voi, vedendo le sale, alla fine sembra che non sia cambiato niente, no? È un po' questo aspetto, ma in realtà non è cambiato niente, perché oggi degli archeologi, degli esperti di scienza e un artista e un filosofo si sono messi a ragionare dello spazio, del tempo, insomma queste cose sono diventate veramente testimonianza. E quindi è una bella mostra proprio per questo, perché testimonia, credo che un po' sia questa la parte bella del nostro lavoro, no? Tra le carte, le cose più complicate, eccetera. È proprio questo, credo, il cuore del patrimonio, insomma, no? Si è parlato in maniera molto divertente, anche un po' imbarazzata, no? Di certe immagini che saranno quelle che poi attrarranno di più, un vero e proprio amplesso dell'amore, no? E anche quello parla di matrimonio e patrimonio, no? È proprio il dovere di una donna, si diceva un tempo, e il dovere di un maschio, no? E noi alla fine facciamo questo, no? Cioè proviamo a fare il nostro dovere. Grazie. Saluto anche le autorità militari e civili che sono presenti qui, gli insegnanti delle nostre scuole che poi divulgano le nostre iniziative all'interno dei loro istituti, e un grazie particolare ai consiglieri comunali, perché si dice che stiamo spendendo un po' troppo per la cultura. Loro avallano i bilanci, no? Io credo che non sia spendere, io credo sia un investimento quello che facciamo per la cultura. Passo la parola ad Emanuela Gilli, che vi illustra la parte archeologica, poi avrà come contrappunto l'intervento invece di Giorgio Vaccari per la parte che attiene la tecnologia. Grazie, buonasera a tutti. Io in realtà non ho molto da dire sulla parte archeologica, perché il nostro sindaco ha fatto una carrellata di quella che è la mostra veramente perfetta. E io più che altro volevo ringraziare la collaborazione di tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa mostra. Vedrete, ecco, l'unica cosa che dico del percorso, che vedrete che la parola chiave di tutto il nostro essere Sapiens, di tutto il percorso, è la cooperazione, questa capacità di cooperazione che ci ha permesso migliaia di anni fa di realizzare grandi cose, comunque opere che da soli mai saremmo riusciti a fare. Praticamente in piccolo questa mostra è così, perché noi siamo pochi, e intanto ne approfitto per ringraziare tutti i colleghi, senza i quali veramente non saremmo riusciti a fare nulla, e hanno lavorato anche di notte dando il massimo.
e oltre ai colleghi poi tutto il comitato scientifico che in buona parte è qui presente, è già stato presentato, e oltre al comitato scientifico un mondo di studiosi, specialisti, artigiani, artisti, e che poi, come diceva giustamente il soprintendente, alla fine sono un gruppo di amici, perché è il nostro, la nostra fortuna, il nostro privilegio di quello che fa lavorare nella cultura permette anche di proprio cementare delle amicizie, perché lavoriamo proprio sull'essenza del nostro essere, quindi ci tocchiamo corde profonde, e per questo permette anche di creare relazioni, e che secondo me coglierete in questa mostra. Quello che io appunto vorrei che voi coglieste è la cura sartoriale di ogni angolo, di ogni argomento trattato, perché non siamo stati noi poi a trattarlo, ma tutti questi personaggi che sono poi in gran parte qua presente, che però io non cito perché me ne dimenticherei sicuramente qualcuno, ma li vedete tutti elencati con anche la foto, quindi potrete anche riconoscere adesso tra il pubblico, li vedete all'inizio del percorso nella sala di accoglienza. E io adesso darei la parola a siamo qui presenti Giorgio Vaccari, il collega che ha seguito la parte cyborg del museo, e Benedetta Prosdocimi che rappresenta, chiamerei a rappresentare il comitato scientifico, e anche perché in virtù anche della collaborazione che noi abbiamo con la soprintendenza, cioè questa mostra è nata proprio con una collaborazione effettiva con la nostra soprintendenza. Quindi io darei la parola a Benedetta. Scusate, Giorgio Vaccari. Buonasera a tutti anche da parte mia. Io ho gioco facile perché per fortuna chi mi ha preceduto ha detto le cose in maniera molto più accattivante, corretta e assolutamente esemplificativa di quanto è esposto in mostra. Due cose. Uno dei primi quattro oggetti che incontrerete nella sala concept è la riproduzione di una molecola di DNA. Questo per dire subito che Homo sapiens ha in comune lo stesso identico DNA, indipendentemente da il tempo, 200.000 anni fa, o da che posizione nel mondo. E la seconda cosa è che il concetto di cyborg, come diceva prima il sindaco, non è così lontano dalla nostra realtà. Basta avere un impianto dentale e siamo cyborg. Questo viene detto nella sezione, grazie anche al contributo di tante aziende e collaborazioni del territorio che hanno cucito le micro esposizioni della sezione cyborg con oggetti assolutamente prestati, appunto gratuitamente, che provengono dal nostro territorio. E con questo chiudo, grazie. Io dico solo una cosa, che partecipare diciamo all'elaborazione della mostra è stato non solo un atto diciamo dovuto come autorità competente sulla tutela, e che ha una storia di collaborazione con il museo di Montebelluna lunga, perché il museo non solo custodisce gran parte dei reperti trovati a Montebelluna, ma molto spesso si occupa anche di trovare i soldi e le modalità per restaurarli, quindi ci dà una grossa mano da questo punto di vista. Ma è stata anche un'occasione, credo, per in qualche modo restituire ai cittadini di Montebelluna gli esiti, i risultati di quei lavori di scavo che a volte forse intralciano la vita quotidiana della città. Per cui mi è sembrato molto giusto, insomma, anche proprio come ente di tutela, mostrare i risultati di questa attività. E poi è stata sicuramente un'occasione interessante per inserire i reperti archeologici in un discorso più appunto sulla grande profondità temporale, e che ci permette di dare un senso, se vogliamo, anche nel mondo attuale e forse nel futuro alle nostre ricerche sul passato. Il sovrintendente vi diceva prima, l'archeologia è contemporanea, e in questo senso direi che la mostra ne è proprio un ottimo esempio. Abbiamo quasi concluso, però se mi permettete strapperei un saluto alla Busana e poi a Peresani, visto che sono qui presenti con noi. Nel frattempo saluto anch'io gli amministratori dei comuni contermini che sono qui, li ringrazio per esserci vicini, anche perché stiamo lavorando per costruire una rete museale dell'area montebellunese che comprenda quindi tutte le realtà culturali di questo territorio, per lavorare assieme.
solamente un ringraziamento che anch'io voglio fare a questa amministrazione, a questo museo. Ormai sono 15 anni che lavoriamo con loro e hanno decisamente una marcia in più, siete molto fortunati e abbiamo avuto l'occasione di fare un'esperienza straordinaria di ricerca, di formazione degli studenti nel sito di località Cosmone, in questo sito che questo appezzamento che è stato acquisito dal comune con molta lungimiranza, che ha dato, è stata una miniera veramente nel senso proprio, perché è emersa una fucina di un fabbro integralmente conservata, per cui una cosa, un unicum in Italia, ma anche in Europa non ce ne sono molte di così ben conservate, quindi una grande avventura di ricerca, un'avventura di didattica, di formazione per gli studenti e adesso anche di restituzione a voi che ne siete veramente i veri proprietari, perché è nel vostro territorio che si trova, e per cui penso che sarà, è una piccola parte della mostra, un piacere averla valorizzata adesso ancora in forme virtuali, ma chissà che in futuro il sito lo sia anche, diventi un vero e proprio parco archeologico. E bene, e grazie anche della vostra presenza. E adesso il professor Peresani, guardate, l'ho conosciuto circa 20 anni fa quando ero assessore alla cultura in provincia, no? Lui all'epoca si occupava di scavi presso il lago di Lago a Rivine e erano emersi dei resti di strutture di palafitta. Mi ricordo che assieme a lui e il presidente della Proloco ci recammo da Zaia dicendo che sarebbe stato bello valorizzare quei ritrovamenti con un piccolo investimento di 50-60 mila euro. Zaia, che era il presidente, disse sì, bene, portatemi in uno studio ben compiuto, il conto salì a 2 milioni. Il presidente non batté ciglio e quindi oggi esiste un parco archeologico che è diventato motore di attrazione sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista turistico. Quindi è meglio non frequentarlo perché costa la sua presenza. Buonasera a tutti e saluto con enorme soddisfazione questa nuova opportunità che il Museo di Monte Belluna ci mette a disposizione vostra ma anche nostra come ricercatori. Non è semplice, non è facile mediare ciò che ritroviamo negli strati della terra più antichi di sempre. Insomma, abbiamo modo di mettere in valore schegge di pietra apparentemente senza significato, manufatti di elevatissimo significato per la storia evolutiva, culturale, tecnologica dell'uomo sapiens, ma anche di chi ci ha preceduto veramente nella notte dei tempi. E in effetti ogni occasione è valida, è fondamentale per disseminare, per mettere in valore l'enorme patrimonio che ha questa regione, che ha questa provincia. Ricordava il sindaco il Livelet, il parco del Livelet, attualmente dà lavoro anche ai nostri studenti formati all'Università Ferrara e indirizzati verso, con grande motivazione verso questo tipo di tematiche. Quindi un rinnovato saluto, un ringraziamento enorme all'amica, alla collega Emanuela Gilli, alla direttrice del museo, ai colleghi del comitato scientifico, porto i saluti da parte del direttore del nostro dipartimento, da parte del rettore della nostra piccola ma dinamica e conosciuta università, e insomma godetevi sicuramente la disposizione. Chiudo chiamando qui Paolo Figar, se mi raggiunge. Lui parla con le sue opere che troverete esposte in mostra, è un artista contemporaneo, ha dato un'interpretazione particolare ai contenuti della mostra e lo ringrazio per essere qui presente con noi. Adesso chiudiamo questa presentazione, gli ospiti che hanno già avuto la possibilità di fare il primo giro sono i più fortunati perché come nelle migliori tradizioni venete, testimoniate anche dai crateri che non sono quelli prodotti dagli asteroidi ma erano i vasi in cui si conteneva il vino nell'antichità, i veneti conservano l'abitudine di al termine delle celebrazioni ufficiali stappare una bottiglia di prosecco, no? Ma siamo grati a Mistani che ci è sempre vicino come produttore, sempre pronto a dare una mano al nostro museo.
e ringraziamo la Gemez Cousin che ci ha messo a disposizione un piccolo rinfresco per avere un momento di convivialità nel quale scambiarci delle opinioni poi sui contenuti di questa mostra. Grazie a tutti.